Un uomo di 58 anni imbraccia il fucile, uccide la moglie dalla quale si stava separando, poi si toglie la vita. È accaduto ad Avola, nel Siracusano, la tragedia davanti al figlio di 4 anni della coppia. L'Assemblea regionale vara le norme antiparentopoli e le misure di finanziamento per enti e associazioni, vota anche l'opposizione, dalla maggioranza si leva qualche mugugno, si poteva fare di meglio, Sala d'Ercole riaprirà il 18 settembre. Operazione della Guardia di Finanza, a Palermo sequestrati due impianti di carburante che erogavano l'8% in meno di quanto segnato sui display, due le denunce, controlli a tappeto anche in provincia. A Mondello ancora a fuoco alcune cabine dello stabilimento balneare della Italo-Belga, due le piste seguite dagli investigatori, quella di un avvertimento del racket delle estorsioni o quella degli atti di vandalismo. Buon pomeriggio, benvenuti al TG Med, prima edizione del nostro giornale. In apertura la tragedia di Avola nel Siracusano, dove un uomo di 58 anni, Antonio Menza, ha ucciso con un colpo di fucile la moglie dalla quale si stava separando, Antonella Russo di 48 anni, poi si è tolto la vita sparandosi alla gola. La donna da qualche tempo si era trasferita in casa della madre, dove è stata assassinata. Secondo una ricostruzione della polizia, l'uomo è arrivato in auto e, dopo aver imbracciato l'arma, ha fatto fuoco prima contro la moglie, poi contro se stesso. La donna è morta durante il trasporto in ospedale. L'uomo è spirato sul colpo. La coppia aveva tre figli e questa tragedia si è consumata sotto gli occhi del figlio di 4 anni che era con la madre. Il piccolo, avendo visto il padre con il fucile, si è andato a nascondere tra alcuni cespugli. È stato poi lui a dare l'allarme dopo che si era consumata questa tragedia. La coppia aveva altri due figli. Si tratta di due ragazze di 18 e 22 anni. L'arma, un fucile semiautomatico calibro 12, con matricola cancellata, è stata sequestrata dagli agenti del commissariato di Avola, che stanno adesso indagando sulla sua provenienza. Cambiamo argomento, ancora uno sbarco di migranti, 163 questa volta, tutti sedicenti siriani ed egiziani sulle coste siracusane. Sono arrivati sulla banchina del molo di Portopalo di Capopassero su un barcone di 27 metri di lunghezza con scritte in caratteri arabi lungo le fiancate. Tra di loro 66 minori, 53 uomini e 45 donne. Il barcone era stato intercettato a 25 miglia dalla costa dalle unità della Guardia di Finanza. Gli immigrati sono stati condotti nello spazio esterno dell'ex mercato ittico, dove hanno ricevuto la prima assistenza e dove proprio in questi minuti sono ancora in corso le operazioni preliminari di identificazione. Ieri sera era stato soccorso sempre nella stessa zona un altro gruppo di migranti. Facciamo subito una brevissima pausa politica, pubblicitaria, scusate, poi invece torneremo a parlare di politica, perché da oggi l'Assemblea regionale siciliana è in ferie, riaprirà il 18 settembre, ma prima di chiudere per le vacanze estive l'ARS ha approvato due importanti provvedimenti. A tra poco. Il 1 gennaio è entrata in vigore la TARES, il nuovo tributo comunale dovuto anche per la gestione dei rifiuti. La TARES prende il posto della TARSU e comporta notevoli aumenti sulle cartelle esattoriali. Animica esegue tutte le procedure per l'adeguamento a normativa della tua azienda per farti ottenere un risparmio fino all'80%. Contattaci, un nostro consulente sarà a tua disposizione. La Tecnotel, dopo un attento studio, propone un sistema di sicurezza innovativo, il Biogeno Protect. Il dispositivo entra in azione solo in caso di tentato furto, saturando ambienti da 40 a 400 metri quadri in pochissimi secondi con una fittissima nebbia tossica. Un minimo importo per un grande risultato. Chiedi una dimostrazione gratuita presso la nostra sede 091 67 22 528. Ciò che non si può vedere non si può rubare. Ciao, ho Vonita Antichità. Ricordati, io compro e pago in contanti. Dopo tutto quello che abbiamo comprato nella pubblicità precedente, possiamo vendere a prezzi straordinari. Per cui ricordati che fra comprare in contanti e dare la possibilità di poter vendere anche a rate,
Siamo l'unica forza nell'antiquariato. Veniteci a trovare. È una grande occasione. La Golden Cars è il punto di riferimento per Palermo e per tutta la Sicilia. Per tutti coloro che sono amanti delle belle auto. Cabrio, SUV, berline, Mercedes, BMW, Ferrari, Range Rover e tante altre. Ampio parco auto, con autovetture nuove e usate, delle migliori marche. Golden Cars, via Circonvallazione di Monreale, Palermo. Infoline 091 668 8937. Decima edizione del premio letterario Tomasi di Lampedusa. Martedì 13 agosto, ore 20:30, Piazza Matteotti, Santa Margherita di Belice. Cerimonia di assegnazione del premio Tomasi di Lampedusa allo scrittore Mario Vargas Llosa per l'opera Il sogno del Celta. L'attore Gianfranco Iannuzzo recita I racconti di Tomasi di Lampedusa e Girgenti, amore mio. Esibizione musicale di Mario Biondi. Conduce Rosanna Cancellieri. Non funziona il decoder. Centro del telecomando. Non si apre più il cancello. Centro del telecomando. Lo smartphone e il tablet ti sono caduti in acqua. Centro del telecomando. Si bloccano i tasti del climatizzatore. Centro del telecomando. Vuoi recuperare i dati del tuo cellulare? Centro del telecomando. Troppi telecomandi? Meglio uno solo più piccolo. Centro del telecomando. Da 50 anni, soluzioni veloci ed economiche. Riparazioni, duplicazioni, sostituzioni chiavi e radiocomandi anche codificati. Devi cambiare a vista e cover della chiave della tua auto? Semplice! Centro del telecomando. A Palermo, via Tommaso Gargallo 14, tra via Libertà e via Marchese di Villa Bianca. Info 091 30 29 40. Latte David, un brick, 83 centesimi. Melling omogenizzati di carne, 120 grammi, 1,99 euro. Mio latte, 12 brick, 9,90 euro. Pampers a sole e luna, 3,75 euro. Chicco bagno shampoo 75 ml, 3,45 euro. Passeggino Chicco CT 06, 49,90 euro. Lettino da campeggio Compact, 29,90 euro. Demma, abbiamo i prodotti per il tuo bambino, ai prezzi più bassi della città. Demma Sanitaria, via Eugenio Lemiro 5, via Zappalà 47, a Palermo. Infoline 091 21 48 83. È meglio l'uovo oggi o la gallina domani? Da oltre 50 anni produciamo uova fresche di giornata e ortaggi coltivati in maniera naturale. Casa dell'Uovo. Vendita al dettaglio. Via Partanna Mondello 39 I, Palermo. Info 091 5306 32. La burocrazia è un problema? A Palermo è un piacere affrontarla con l'Ufficio IN. Riabilitazioni civili, cancellazioni blacklist, certificati del Tribunale quali casellario generale. L'Ufficio IN si occupa inoltre di richiesta e ritiro sentenze civili, penali, certificati immobiliari e mobiliari. L'Ufficio IN è anche cartolibreria articoli da regalo. L'Ufficio IN a Palermo lo trovi in via Pagano 18 accanto al Tribunale e in via Morozzo della Rocca 12A accanto Università. Il Parlamento siciliano va in ferie sino al 18 settembre, salutando per sempre la tanto discussa tabella H del bilancio e varando una riforma sul conflitto di interessi. Un successo per il Presidente della Regione Crocetta, ma le polemiche sull'effettiva efficacia di questi provvedimenti non sono mancate. Sentiamo. Superato a pieni voti il primo banco di prova estiva del presidente della regione Rosario Crocetta e della sua maggioranza. Ieri infatti l'Aula ha approvato due leggi politicamente strategiche che molto hanno a che fare con la cosiddetta questione morale. La prima norma, 48 voti favorevoli e 12 contrari, mette fine ai fiumi di denaro assegnati a enti, società e onlus, spesso vicini a esponenti della politica regionale e che in questi ultimi anni, per non dire da sempre, sono stati beneficiari indiscussi di veri e propri contributi a pioggia assegnati senza criterio e con tanta, tantissima discrezionalità. Insomma, dopo lo stop da parte del commissario dello Stato che lo scorso maggio aveva bocciato lo stanziamento di ulteriori finanziamenti agli enti della famosa tabella H, arriva anche quello dell'Aula. Basta raccomandati, saranno finanziate solo le associazioni meritevoli che risponderanno a una serie di requisiti specifici. Gli enti dovranno presentare relazioni dettagliate sulla propria struttura e attività, mentre i fondi a disposizione, circa 6 milioni e mezzo, nel 2010 erano ben 30 di milioni, verranno assegnati dall'assessore all'economia ai vari dipartimenti.
enti, che a loro volta, tramite dei bandi, selezioneranno gli enti meritevoli. Priorità agli enti storici e a quelli che operano nel sociale. Previsti finanziamenti a teatri, orchestre e nel testo varato ieri il governo ha aggiunto un articolo per portare altri 5 milioni alle ormai ex province alle prese con l'emergenza scolastica. Ma ieri all'ARS è stata soprattutto la giornata che ha dato il via libera a una fra le più rigide norme sul conflitto di interessi. I deputati non potranno far parte di associazioni beneficiari di contributi da parte della Regione. Dalla prossima legislatura il divieto verrà applicato anche alle associazioni senza scopo di lucro. Adesso si aspetta il via libera del commissario dello Stato, poi 180 giorni per sottoporre la legge al referendum. Qualunque cittadino potrà segnalare all'ARS eventuali casi di incompatibilità dei deputati. Ma la scure di Crocetta si è abbattuta soprattutto sul settore della formazione professionale, al centro negli ultimi mesi dello scandalo Parentopoli. In questo caso, infatti, i divieti precedenti scatteranno immediatamente. Il voto dell'Aula ha consegnato così a Crocetta una maggioranza variabile che proprio sulla legge antiparentopoli è stata capace di arrivare a quota 55 grazie ai voti di quasi tutta la maggioranza e dei grillini. Ma le polemiche non sono mancate. Protesta l'Unione dei Ciechi, protestano anche diversi parlamentari contrari all'eccessivo rigore della riforma. Ma soprattutto sui tagli e sul MUS di Niscemi è scontro fra grillini e il presidente della regione. I 5 Stelle hanno infatti lanciato un ultimatum al governo. Basta proclami o a dicembre sarà mozione di sfiducia. Intanto l'avvocato D'Antona del Foro di Catania ha depositato la querela contro il presidente della regione Crocetta per il reato di diffamazione aggravata. I fatti si riferiscono alle affermazioni rese da Crocetta nei giorni scorsi al giornale online La Voce di New York e ribadite su Repubblica relative ad infiltrazioni o presunte infiltrazioni mafiose nel movimento No Muos. La denuncia parte da semplici cittadini, docenti universitari, componenti di associazioni antimafia, avvocati che si sono attivati contro l'installazione delle antenne radar del la Marina Militare USA a Niscemi. Crocetta però ieri, durante lo scontro in aula con il capogruppo dei 5 Stelle Cancelleri, ha riconfermato le sue posizioni sulle proteste anti-MUOS. State vedendo le immagini di venerdì scorso. Dentro quel corteo c'erano soggetti legati alla criminalità di Niscemi, a cui sono stati revocati appalti da parte della Marina USA, e mi riferisco, dice ancora Crocetta, alla ditta Piazza di Niscemi. Proseguono intanto le analisi delle foto e dei filmati realizzati durante le fasi della protesta al termine della manifestazione indetta da sindacati, movimenti e associazioni. La Digos di Caltanissetta cerca di individuare gli autori dei danneggiamenti alla recinzione della base di Niscemi. Cambiamo argomento, operazione della Guardia di Finanza su tutto il territorio nazionale per scoprire le frodi nella distribuzione di carburante. La Sicilia non poteva mancare all'appello, a Palermo sequestrati 2 impianti, controlli anche in numerosi comuni della provincia. Vediamo. Le fiamme gialle di Palermo hanno sequestrato 2 distributori di carburanti e oltre 15.000 litri tra benzina e gasolio. Nei confronti di 2 impianti in città, i finanzieri hanno scoperto sia la manomissione dei sigilli metrici apposti ai dispositivi di taratura dall'ufficio metrico per evitare manovre sui congegni di misurazione, sia la concreta alterazione degli strumenti di misura delle colonnine di erogazione. Nel dettaglio, i militari hanno scoperto che i gestori dei 2 impianti, in entrambi i casi, mediante la manomissione del sistema di misurazione posto sulle colonnine, riuscivano ad erogare un quantitativo di carburante di circa l'8% inferiore rispetto a quanto visualizzato dal cliente sul display. In un caso è stato rilevato che proprio la leva posta all'interno della colonnina, che consente di andare a regolare i parametri di erogazione, risultava essere priva dei previsti e obbligatori sigilli. Nel corso delle 2 operazioni, i finanzieri hanno sequestrato 4 serbatoi interrati, 7 colonnine erogatrici, 10 pistole di erogazione, circa 13.000 litri di benzina e 2.200 litri di gasolio, e hanno denunciato all'autorità giudiziaria 2 gestori per frode in commercio. Nell'ambito dell'operazione, che ha interessato tutto il capoluogo nazionale, ulteriori controlli sono stati effettuati anche a Termini Merese, Bagheria, Partinico, Cefalù, Corleone, Petralia Soprana, Carini e Ustica, controlli a seguito dei quali 9 impianti sono stati segnalati agli uffici competenti per irregolarità nella esposizione delle tabelle.
Azzannata insieme al figlio da quattro pastori tedeschi. Vittima dell'aggressione è stata una domestica di 54 anni che, per salvare il giovane che era andato a trovarla in una villa modica nel Ragusano dove lavorava, è rimasta ferita ed è stata ricoverata in ospedale. Le sono stati applicati oltre 30 punti di sutura. Meno preoccupanti le condizioni del figlio ventenne. A bloccare l'attacco dei cani è stata la figlia del proprietario della casa, che ha sentito le urla delle vittime ed è accorsa per bloccare gli animali. Sarebbe stato un insetticida usato per debellare le blatte la causa del malessere accusato sabato scorso da clienti e dipendenti dello spaccio alimentare di via Ugo La Malfa a Palermo. Sul caso è stata aperta un'inchiesta e stanno proseguendo le indagini. Vediamo. Le 17 persone che hanno dovuto far ricorso alle cure dei medici dopo aver inalato senza saperlo un potente insetticida usato per le operazioni di disinfestazione all'interno di un bar, adesso stanno tutte bene, potrebbero essere rimaste vittime non della scarsa qualità del prodotto, risultato essere perfettamente a norma, ma delle procedure seguite dalla ditta incaricata della disinfestazione del locale, il Marotta Food, all'interno dello spaccio alimentare di via Ugo La Malfa, nel capannone che per anni ha ospitato l'Auchan. Sabato scorso, poco prima dell'ora di chiusura, alcuni clienti, tre cassiere e due ragazzi, hanno avvertito i sintomi dell'intossicazione. Secondo le prime indagini, in quel momento era in corso la disinfestazione all'interno del bar, chiuso. Il titolare dell'esercizio commerciale e i responsabili della ditta incaricata dell'operazione continuano a negare ogni responsabilità a loro carico e parlano di un'operazione di routine di allarme infondato. L'inchiesta della Procura di Palermo, coordinata dal PM De Montis, deve adesso appurare se tutte le misure di sicurezza erano state adottate per l'incolumità delle persone. Leggera scossa di terremoto, 2.1 l'intensità nel mare delle Eolie, è stata registrata questa notte all'1.46, ovviamente nessun danno segnalato. Altra brevissima pausa. È meglio l'uovo oggi o la gallina domani? Da oltre 50 anni produciamo uova fresche di giornata e ortaggi coltivati in maniera naturale. Casa dell'uovo, vendita al dettaglio, via Partenna Mondello 39 I, Palermo. Info 091 5306 32. La Tecnotel, dopo un attento studio, propone un sistema di sicurezza innovativo, il Nebiogeno Protect. Il dispositivo entra in azione solo in caso di tentato furto, saturando ambienti da 40 a 400 metri quadri in pochissimi secondi con una fittissima nebbia tossica. Un minimo importo per un grande risultato. Chiedi una dimostrazione gratuita presso la nostra sede 091 67 22 528. Ciò che non si può vedere non si può rubare. La burocrazia è un problema? A Palermo è un piacere affrontarla con l'Ufficio IN. Riabilitazioni civili, cancellazioni blacklist, certificati del Tribunale quali casellario generale. L'Ufficio IN si occupa inoltre di richiesta e ritiro sentenze civili, penali, certificati immobiliari e mobiliari. L'Ufficio IN è anche cartolibreria articoli da regalo. L'Ufficio IN a Palermo lo trovi in via Pagano 18 accanto al Tribunale e in via Morozzo della Rocca 12A accanto Università. La Golden Cars è il punto di riferimento per Palermo e per tutta la Sicilia, per tutti coloro che sono amanti delle belle auto: Cabrio, SUV, berline, Mercedes, BMW, Ferrari, Range Rover e tante altre. Ampio parco auto, con autovetture nuove e usate, delle migliori marche. Golden Cars, via Circonvallazione di Monreale, Palermo. Info line 091 668 8937. Vialdi presenta il materasso Ergo Memory, progettato per garantirvi il massimo del comfort. Altezza 23 cm, uno strato di memory con 12 zone a portanza differenziata e due strati in tecnopolimeri per un supporto ortopedico. Fuori, un guscio in morbida ciniglia di puro cotone sfoderabile e lavabile. Un concentrato di tecnologia a soli 399 euro nella versione matrimoniale e 299 in quella singola. Vialdi. Innovazione. Tecnologia. Estetica. Benessere. I nostri quattro assi per garantirvi sempre un acquisto sicuro. Mobil Domus Arredi vi propone soluzioni attuali per arredare la vostra casa con l'intramontabile classico, il fascino dei mobili in stile, l'innovazione continua del moderno e contemporaneo.
Da Mobil Domus vivrete la scoperta di esclusive cucine Mobil Turi, classiche e moderne in differenti colori e finiture con soluzioni compositive su misura. La fantasia e la creatività delle camerette Spar Junior. Mobil Domus, corso di 1235 a Palermo, di fronte Ponte Ammiraglio. Mistretta Specchi, industria, mobili e accessori da bagno e box doccia. Diamo forma e dimensioni alle vostre idee. Mistretta Specchi, via Prospero Favier 11, zona industriale Brancaccio, Palermo. Per i mesi di luglio, agosto e settembre il trasporto e il montaggio sono gratuiti. Perché Auto Europa ti dà sempre di più, il miglior servizio al miglior prezzo e poi sono ovunque. Ok, mi hai convinto. Roma, Milano, Torino, Palermo, Catania, Pisa, Firenze, Venezia, Bologna, Napoli. Auto Europa è veramente ovunque. Servizio impeccabile, staff efficiente, tariffe imbattibili. Auto Europa, l'autonoleggio low cost. Ti vuoi allenare accanto ai giovani rosanero del Palermo? Iscriviti ai corsi della polisportiva Calcio Sicilia. Con noi tuo figlio non imparerà solo i fondamentali di calcio seguito da istruttori federali, ma ad essere uno sportivo protagonista, come la formazione giovanissimi finalista della Pool Scudetto Nazionale. I corsi si svolgono nella nuovissima struttura del Centro Pisani, la più attrezzata della Sicilia, con un impianto di calcio a 11 e altri campi a 5, a 7 e a 8, tutti in erba d'ultima generazione. Calcio Sicilia, il futuro dei campioni in erba. Ci potrebbe essere l'ombra del racket dietro l'incendio delle cabine dello stabilimento balneare della società italo-belga a Mondello. Ieri altre 6 cabine sono state date alle fiamme, ma si indaga anche su atti di teppismo. Vediamo. Un gesto di inciviltà da parte dei soliti balordi che di notte ubriachi si aggirano per le spiagge di Mondello o dei veri e propri atti intimidatori nei confronti del lido italo-belga. Sarebbero queste le due principali ipotesi investigative su cui stanno indagando i carabinieri. 6 le cabine bruciate sabato scorso, altre 6 sono state date alle fiamme ieri mattina all'alba, tutte già sostituite dagli operai dell'italo-belga. Un anticipo di Ferragosto che desta qualche preoccupazione fra i tanti turisti e villeggianti del Lido. Nonostante il sospetto che dietro agli incendi delle cabine ci possa essere l'ombra del racket, sono in tanti a pensare a un più probabile atto vandalico. Secondo i frequentatori di Mondello, la spiaggia di notte si trasformerebbe in una vera e propria giungla. Episodi di questo genere non sono nuovi. Anche quest'anno, come in passato, capita di imbattersi in decine di giovani, spesso ubriachi, che incuranti dei divieti accendono falò finendo per bruciare le cabine vicine. E mentre continuano le indagini delle forze dell'ordine, che in queste ore stanno sentendo i guardiani e gli operai della società che gestisce il lido, si attende la relazione dei vigili del fuoco per tentare di stabilire le cause del rogo. Intanto sono in corso accertamenti per individuare gli incendiari che sempre sabato notte hanno dato fuoco all'ex lido Ikebana alla Daura. Proprio questo lido era stato sequestrato dalla Guardia di Finanza perché di notte si trasformava in una discoteca a cielo aperto priva delle necessarie autorizzazioni. Da 2 anni quello splendido tratto di costa della Daura è lasciato nell'incuria e nel degrado. Ora, anche dopo l'ennesimo rogo, si aspettano provvedimenti da parte dell'assessorato regionale al territorio per scongiurare l'ennesimo danno ambientale delle coste palermitane. Alla sua prima esibizione italiana dopo la recente nomina di Étoile all'Opéra di Parigi, Eleonora Abbagnato darà vita alla serata Eleonora Abbagnato e le stelle dell'Opéra. Tornerò con 2 date nella mia Sicilia, commenta l'artista riferendosi alla serata in programma al Teatro Greco di Taormina il 22 agosto, evento inaugurale della 5ª edizione del Bellini Festival, e a uno spettacolo che si terrà al Teatro di Verdura di Palermo l'8 settembre prossimo dal titolo Eleonora Abbagnato e Friends. Lutto nel mondo del giornalismo siciliano e palermitano. È morto dopo aver lottato contro una lunga malattia Michele Russotto, 72 anni, giornalista e scrittore. Sin dai primi anni 60 aveva lavorato in diversi quotidiani e periodici, collaboratore di diverse testate locali. Per 17 anni aveva diretto il mensile Palermo, edito dalla provincia regionale. Negli ultimi anni era collaboratore e commentatore politico del quotidiano La Sicilia. Aveva collaborato anche con la testata giornalistica della RAI regionale, realizzando programmi e trasmissioni relative ad avvenimenti politici, di cronaca e di costume degli ultimi 50 anni della storia siciliana.
La redazione del TG Med è vicina alla famiglia di Michele Russotto. Vi lascio adesso in compagnia del meteo. Il TG Med torna come sempre alle 20.30. Sulla Sicilia ancora tempo stabile, in prevalenza soleggiato, ma con addensamenti nuvolosi e solati rovesci sui rilievi orientali. Le temperature saranno stazionarie, sia le minime che le massime. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali, mari generalmente poco mossi. Anche per domani ancora condizioni di bel tempo con addensamenti e isolati piovaschi sui rilievi orientali. Temperature stazionarie su valori non elevati. Venti deboli o moderati in prevalenza occidentali a regime di brezza lungo le coste, mari poco mossi.